Le famiglie in povertà energetica in Friuli Venezia Giulia oscillano tra le 56.000 e le 78.000 unità, la stima è della CGA di Mestre. A livello provinciale la situazione più critica è a Udine, seguono Pordenone, Trieste e Gorizia. Auto vola nel vigneto a Valdobbiadene, paura questa mattina per 5 giovani. Uno si trova in gravi condizioni all'ospedale Caffoncello di Treviso, motociclista travolto da un'auto a Roncade. Ricorrono oggi 40 anni dalla morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia a Palermo, questa mattina a Fiume Veneto. Una commemorazione, un parco intitolato alla memoria dell'allora prefetto. Al via Palmanova, la più grande rievocazione storica secentesca d'Europa, presenti oltre 1000 rievocatori con abiti d'epoca fino a domani. Battaglie in campo aperto, accampamento delle milizie, osterie e mercati, ma anche musica e danze, laboratori, didattica, arti e mestieri antichi. 9 milioni di italiani a rischio povertà energetica, ben ritrovati, un saluto anche chiaramente dalla nostra redazione centrale di TPN. Questa è l'ultima indagine della CGA di Mestre, analizzeremo le ripercussioni in Friuli Venezia Giulia. L'avete sentiti dai titoli del sommario, quelli che sono insomma gli aspetti che più caratterizzano questo momento di rincari sulle bollette, imprese e famiglie. Bene, in regione sono oltre 58.000 le persone a rischio povertà, 9 milioni a livello nazionale. Sentiremo nel corso del telegiornale, come abbiamo fatto ieri, nuovi appelli da parte delle associazioni di categoria che hanno il termometro della situazione e che ben fotografano non solo quello che sarà insomma l'autunno a venire, ma anche la situazione attuale, certamente non semplice. Intanto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto dal Forum Ambrosetti proprio sul caro energia. È necessaria e urgente una risposta europea che sia all'altezza dei problemi, aggiunge Mattarella. I singoli paesi non possono rispondere con efficacia alla crisi. Intanto allo studio dell'esecutivo, guidato ancora per una ventina di giorni circa da Mario Draghi, un nuovo intervento sul fronte del caro bollette. Staremo insomma a vedere, non mancano anche le notizie chiaramente locali, gli ospiti in studio. Ricorderemo, e non possiamo ovviamente mancare di farlo, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a 40 anni dalla sua uccisione a Palermo. Era il 3 settembre 1982, perse la vita con la moglie Emanuela Setti Carraro nel corso di un agguato di stampo mafioso. Ricorderemo le sue parole: ci sono cose che si fanno per coraggio, si fanno per poter continuare a guardare serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei propri figli. Oggi una commemorazione, un'intitolazione a Fiume Veneto proprio dedicato al prefetto di allora. Palmanova, le rievocazioni storiche, dunque non mancheremo di fare anche un accenno a un'altra data fondamentale, quella di domani, che è domenica 4 settembre, con la beatificazione di Papa Luciani. L'intero Triveneto che chiaramente si collegherà con Piazza San Pietro a Roma per quello che è un evento storico a Canale d'Agordo nel Bellunese, paese natio di Papa Luciani, un maxi schermo. Ma apriamo subito il telegiornale con la cronaca. Auto vola nel vigneto a Valdobbiadene, paura questa mattina per 5 giovanissimi, uno in gravi condizioni. L'auto che esce di strada e finisce rovesciata all'interno di un vigneto. C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco di Montebelluna per estrarre dalle lamiere contorte di una Fiat Punto Grigia 5 giovani coinvolti in un incidente accaduto questa mattina attorno alle 7 a Valdobbiadene. I pompieri hanno operato in via Erizzo, mettendo in sicurezza la vettura e affidando gli occupanti alle cure del SUEM 118. Dopo essere stati stabilizzati, tutti sono stati trasferiti in ospedale con diverse ferite. Il più grave è un 21enne di Pederobba, condotto al Caffoncello di Treviso. Le sue condizioni sarebbero critiche. Gli altri invece sono stati curati a Montebelluna. L'esatta dinamica della fuoriuscita autonoma è al vaglio della polizia locale.
Restiamo nella Marca, ancora un grave incidente stradale dopo quello accaduto a Valdobbiadene, come abbiamo sentito, a Biadene di Roncade in via Sant'Antonio dopo mezzogiorno nei pressi del civico 38, a restare ferito un motociclista veneziano di Marcon, 54 anni, l'uomo per cause in fase di accertamento si è scontrato con un'auto mentre viaggiava in sella alla propria motocicletta, nello schianto è stato disarcionato dal mezzo a due ruote, scaraventato in un terreno agricolo, l'uomo è stato condotto in gravi condizioni all'ospedale Caffoncello di Treviso. Rissa tra 15 persone nel weekend in un locale a Trieste. Il questore ha disposto la sospensione per 15 giorni dell'attività. A seguito dei controlli straordinari che erano stati pianificati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il questore di Trieste ha disposto la chiusura per 15 giorni di un locale situato in via della Raffineria. Alle prime luci dell'alba di domenica 28 agosto, gli agenti della squadra volante della Questura di Trieste e del locale Comando Provinciale Carabinieri, a seguito di diverse segnalazioni, sono intervenuti per sedare una rissa in strada tra una quindicina di persone. Protagonisti della lite, cittadini stranieri, tutti di origine colombiana, molti con precedenti di polizia, i quali erano rimasti all'interno del locale che all'arrivo delle forze dell'ordine presentava la saracinesca della porta d'ingresso completamente abbassata. All'interno dell'attività tuttavia si trovavano ancora gli effetti personali dei clienti che stavano attendendo all'esterno l'arrivo delle forze dell'ordine. Entrati nel locale, gli agenti hanno subito notato i cocci di bottiglie, bicchieri e tracce riconducibili alla lite appena terminata. A seguito delle indagini è emerso che l'esercizio pubblico, specie nella fascia notturna, molto spesso è protagonista di eventi pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Da qui la chiusura per 15 giorni disposta dal questore. Tra giugno e agosto di quest'anno i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza hanno eseguito 59 interventi di soccorso nelle aree montane delle Alpi Carniche, delle Dolomite Pesarine e delle Alpi Giulie. Le persone assistite sono state 72, delle quali 36 ferite a causa di cadute o altri incidenti. Tra l'altro a questi numeri si sommano gli interventi del soccorso alpino per un'estate caratterizzata da numerosi sinistri in montagna. Pensate, in Veneto sbaglia il sentiero con la figlia di 6 anni nello zaino porta bambini, escursionista salvato ieri sera appunto dai tecnici del soccorso alpino. Si era ritrovato ormai al buio di fronte al torrente, affaticato e con la figlia all'interno dello zaino porta bambini dopo un lungo percorso. Un escursionista di 35 anni di Fonte, comune del Trevigiano, è stato tratto in salvo con la piccola dal soccorso alpino di Pieve di Cadore. Ieri sera era sul gretto del Boite, sotto la chiesa di Valle di Cadore. I due erano partiti dalla diga dopo aver toccato località Tarlega. Anziché rientrare dal percorso dell'andata, il padre aveva preso un'altra direzione verso Perarolo per poi scendere per un ripido bosco. Accortosi di non riuscire più a proseguire con l'ora solare ormai prossima alla fine, ha chiesto aiuto. 5 soccorritori hanno raggiunto il papà e la bambina dalla parte alta della montagna per poi allestire una teleferica per permettere l'attraversamento in sicurezza del torrente. La bambina è stata trasportata da un soccorritore e poi risalire con loro verso il ponte di Rualan e i mezzi guidati da un'altra squadra. Caricati a bordo, padre e figlia sono stati riaccompagnati alla macchina, tutti e due in buone condizioni. Tra poco sentiremo il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, presente nei nostri studi. Pensate, in Friuli Venezia Giulia sono oltre 56.000 le famiglie che non possono utilizzare regolarmente l'impianto di riscaldamento in inverno e di raffreddamento nel corso dell'estate. Nel pordenonese sono circa 13.000. A dirlo l'ultima indagine della CGA di Mestre, che chiede un intervento immediato del governo. Lo ricordavamo in apertura, 9 milioni complessivamente in tutta Italia, gli italiani che soffrono il caro energia. 56.000 sarebbero le famiglie che vivono in una situazione di povertà energetica in Friuli Venezia Giulia. Di queste almeno 13.000 risiedono nel Pordenonese. La stima, fatta dall'ufficio studi della CGA di Mestre, ha rielaborato i dati raccolti nel 2021 dall'Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica dell'Università degli Studi di Padova. Il quadro, specifica l'associazione mestrina, potrebbe essere ancora più grave oggi, considerate le condizioni legate all'energia che il paese sta vivendo.
Ma cosa si intende per povertà energetica? È l'impossibilità di utilizzare in modo regolare l'impianto di riscaldamento in inverno, di raffrescamento in estate e l'uso saltuario di elettrodomestici ad alto consumo per risparmiare sulla bolletta. Secondo la ricerca redatta dall'osservatorio, l'Udinese è il territorio dove il numero dei nuclei familiari in difficoltà è più elevato, almeno 24.000, seguito dal Pordenonese con 13.000, l'area Giuliana 12.000 e Isontina 6.500. Queste famiglie spesso sono numerose e risiedono in alloggi in cattivo stato di conservazione. Sebbene il Friuli Venezia Giulia presenti un rischio medio-basso, la situazione è comunque critica, considerato l'aumento autunnale delle bollette energetiche. A rischio ci sono infatti moltissimi artigiani, piccoli commercianti e partite IVA. A causa di una crisi energetica senza precedenti, nel prossimo inverno tante famiglie del Friuli Venezia Giulia, molte delle quali con a capo un lavoratore autonomo, non avranno acqua calda e termosifoni accesi. Il governo intervenga subito per aiutare chi è in difficoltà, se occorre anche attraverso lo scostamento di bilancio. Ne va della tenuta sociale di questo territorio e del futuro di tante partite IVA. E se a questo aggiungiamo che insomma a Pordenone l'inflazione è aumentata, lo ricordavamo negli ultimi telegiornali, dell'8% circa, sindaco, una situazione certamente non facile. Ben trovato e grazie per essere i nostri compagni. Grazie a voi. No, la situazione non è per nulla facile, basta leggere i quotidiani, ascoltare le televisioni per rendersi conto che i contorni di questa vicenda stanno assumendo i toni della drammaticità. Rispetto al quale però la politica deve dare delle risposte, deve darle anche molto velocemente, fermo restando che la partita non si vince a Pordenone o a Canicattì, ma si vince con una risposta corale dell'Europa, che in questo momento è divisa. L'Italia per quasi 10 anni è stata con le mani in mano, non si è preoccupata di garantirsi una sorta di sovranità energetica, che insieme a quella tecnologica e politica sono gli elementi fondamentali della democrazia. Oggi ne paghiamo le conseguenze di una politica dei no a tutto. Detto questo, cosa c'è sul piatto? Il price cap, cioè il tetto sul prezzo del gas, che però, come vede, trova almeno due paesi, se non di più, fermamente contrari. Uno è la Germania e l'altro l'Olanda, tutti e due per motivi poco nobili. L'Olanda perché è sede della borsa su cui si tratta il gas, in cui si inseriscono anche elementi speculativi spaventosi, e l'Olanda sta avendo quindi degli introiti enormi su questa crisi del gas. La seconda è la Germania, la quale si approvvigiona autonomamente, essendo più ricca, con un prezzo più alto, e non è disposta a condividere eventualmente, nel caso di un tetto sul gas, il prezzo, diciamo, che dovrebbe pagare tutti i paesi. Questo fa un po' sorridere, perché qualcuno si straccia le vesti perché Orban fa un contratto con la Russia per difendere il suo paese, però quando si parla di Germania tutti stanno zitti e l'Europa si accuccia. No? È abbastanza singolare questa analisi, voglio farla in maniera molto fredda. Secondo aspetto, che sono ricette anche di carattere nazionale, ci sono degli extragettiti enormi da parte dei gestori, il governo non è riuscito a intercettare, sperava di incamerare 10 miliardi di euro, ne ha ricevuto solamente uno e sta correndo ai ripari. Bisogna fare in modo però che la differenza tra le bollette pagate gli anni precedenti e quelle attuali vengano in qualche maniera normalizzate, per consentire di non battere i denti alle aziende di andare avanti. L'aspetto però fondamentale, perché ci sono mille ricette in campo, è quello di non pensare che si possa sostituire il gas russo con l'Algeria, perché il gas ce l'abbiamo nell'Adriatico ed è lì, se non lo apriamo noi lo prenderanno i croati. Quindi rivedere anche completamente quello che deve essere il nostro mix energetico, che sicuramente è fatto di rinnovabili ma anche di emergenze, cioè quello di andare a riprendere quelle materie prime che abbiamo a nostra disposizione, è fondamentale. Abbiamo rinunciato a miliardi di metri cubi di gas e di altri tipi di carburante per una sorta di estremismo ecologista francamente incomprensibile. L'altro lato è che qualcuno parla della transizione ecologica, il passaggio all'elettrico, il monopolio cinese che va a prendere terre rare in Africa con la devastazione ambientale e produce l'elettrico in Cina con le centrali a carbone. Quindi tutti questi elementi sono stati completamente alieni dalla politica europea, la quale è più preoccupata del peso delle zucchine o dei diritti civili, mentre quelli che erano gli elementi che oggi compongono purtroppo l'aspetto drammatico per le aziende e per le famiglie non sono stati assolutamente trattati. Sindaco, 30 secondi, perché oggi ricorrono insomma i 40 anni dalla morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, anche una sua presa di posizione su questo. Ma guardi, io quando ero ragazzo avevo un manifesto del generale Dalla Chiesa, perché insomma era un simbolo di legalità e di coraggio. Era stato il cosiddetto prefetto dei 100 giorni, ma fu un caso eclatante di un uomo di Stato che combatté le Brigate Rosse con tutte le sue forze. Un uomo integerrimo, pulito, trasparente, un eroe italiano, e ragazzi dovrebbero usare quella immagine sulle magliette, non invece magari qualche altro personaggio. Ma fu un uomo abbandonato dallo Stato, venne mandato a Palermo, chiese reiteratamente pieni poteri, non li ebbe mai, infatti disse che lo mandarono a Palermo con gli stessi poteri del prefetto di Forlì, e quindi fu ucciso barbaramente, ma sostanzialmente perché non aveva alcun scudo
alcuna protezione. Ma è uno di quegli esempi di italiani probi, di italiani innamorati del proprio paese, disposto all'estremo sacrificio persino con la propria vita e di sua moglie, Emanuela Setti Carraro, pur di difendere il paese dalla mafia e dagli intrecci della mafia con la politica. Grazie al sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani. Ricorderemo in un servizio appositamente la strage appunto di Palermo il 3 settembre dell'82. Continuiamo a parlare però del caro energia, perché abbiamo intervistato il presidente del Consiglio regionale Mauro Zanin, che ha fatto un po' il punto in merito ai rincari. Una situazione a livello nazionale, ma non solo, davvero critica. L'aumento spropositato di gas legato per l'aumento delle bollette sta mettendo in ginocchio famiglie e attività commerciali. Come si sta muovendo il Friuli Venezia Giulia? C'è una situazione che non lascia tranquilli mai dopo una serie di emergenze. Oggi dobbiamo affrontare l'emergenza del caro bollette, che ha una ricaduta sulle famiglie, principalmente sulle imprese. Io credo che sicuramente una risposta immediata può essere quella della diversificazione delle fonti energetiche, quindi l'investimento sulle fonti rinnovabili, penso al fotovoltaico, però non è sufficiente. Credo che la vera risposta, il vero impegno dovrebbe essere quello di far terminare quelle che sono le cause di questo caro bollette. Da una parte fermare la speculazione sui costi energetici, che vengono stabiliti a livello europeo e che poi hanno una ricaduta sulle tasche dei nostri cittadini, e dall'altra però anche trovare soluzioni diplomatiche al conflitto in Ucraina, perché è impensabile che le sanzioni che noi giustamente abbiamo posto alla Russia abbiano come prime vittime proprio i cittadini europei, mentre sul fronte russo mi sembra che queste sanzioni dal punto di vista economico sembra almeno non stiano portando le conseguenze che noi speravamo. Quindi forte azione diplomatica per rilanciare la pace, e dall'altra parte bloccare la speculazione che come sempre colpisce le persone più deboli. Noi gran parte dell'assestamento di luglio, che si aggirava intorno agli 811 milioni, li abbiamo indirizzato proprio a sostegno delle famiglie, delle imprese con vari provvedimenti di ristoro, di aiuto, di contribuzione. Abbiamo in previsione un altro assestamento nel mese di ottobre, e anche in quel caso gli interventi saranno interventi integrativi rispetto anche a quelli che farà il governo, proprio per fare in modo che le nostre famiglie, le nostre imprese abbiano la possibilità di resistere, perché è importante quello di superare questo momento di difficoltà e non lasciare poi delle vittime a seguito di questa crisi, che una volta che la situazione si tranquillizzerà. Quindi chiaramente dal punto di vista strategico nel futuro, questi sono interventi tattici, nel futuro dobbiamo immaginare di fare delle file di produzione più corte. La globalizzazione ha segnato il passo non solo per la pandemia ma anche per il costo energetico. Bisogna cercare, non dico di trovare l'autosufficienza, ma di trovare dei sistemi di sostegno che siano a livello europeo e non a livello globale. Sul tema si è espressa anche Confesercenti Udine attraverso il suo presidente Marco Zoratti, l'abbiamo intervistato. Caro energia, e legato ovviamente all'aumento del prezzo del gas che sta mettendo in ginocchio le attività produttive, ma non solo, di tutta la regione, quanta preoccupazione c'è per la stagione invernale? Insieme a delle buone notizie che riguardano la ripartenza, riguardano la voglia di ricominciare, come per esempio l'ottima stagione turistica sia in montagna e soprattutto al mare, e anche la partenza adesso dell'edizione, della 28ª edizione del Friuli Doc, e quindi una ripartenza che tutti quanti attendevano con grande trepidazione, con grande aspettative, ci è piombata sulle spalle purtroppo questi rincari terribili per quello che riguarda l'energia. La soluzione di questo problema gravissimo, che potrebbe portare alla chiusura di migliaia di aziende, questo problema non può che essere risolto a livello nazionale. Noi come Confesercenti abbiamo fatto delle proposte al governo centrale proprio per cercare di limitare l'impatto negativo soprattutto nelle micro e nelle piccole aziende, che altrimenti rischiano davvero, davvero la chiusura. La pandemia ci ha insegnato a capire quanto importanti siano sul territorio le attività, e quindi il fatto che possano presidiare il territorio per quello che riguarda le periferie,
ma anche essere presenti nei centri storici per dare un servizio a chi poi frequenta i centri storici significa dà l'idea dell'importanza che le micro, le piccole aziende hanno. Noi come Confesercenti siamo particolarmente attenti a queste due categorie proprio perché riteniamo che siano l'ossatura sia sociale che economica della nostra, del Friuli e dell'Italia. Si citavano le spiagge oltre 7 punti percentuali in più rispetto al 2019, periodo pre-pandemia. Il primo bilancio della stagione 2022 è certamente positivo. A Jesolo l'occupazione media da maggio a fine agosto è di oltre il 75%, ma anche nella spiaggia dell'Alto Adriatico si fa i conti con il rincaro. I dati sono molto molto favorevoli, 7% in più rispetto al 2019, sicuramente una stagione da incorniciare con punte dell'80% durante tutto il periodo che poi nei weekend raggiungono il 100% di occupazione della località, quindi una stagione strepitosa che sicuramente ricorderemo. I paesi dell'est sono in forte ripresa, abbiamo questo 11% di paesi tipo Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, quindi se il mercato tradizionale ha retto e ci sta dando piene soddisfazioni il mercato di lingua tedesca, quindi l'austriaco, il tedesco, gli svizzeri, questi paesi si stanno riavvicinando al nostro mercato con particolare interesse. Presidente, però non si riesce a essere tranquilli fino in fondo. Quella che era una preoccupazione adesso sta diventando un'emergenza, cioè stiamo parlando del caro bollette. Sì, indubbiamente, è una vera e propria emergenza che ci pone di fronte a dei problemi che dovremmo valutare con grande attenzione, un incremento energetico che varia sull'ordine del 300-350%, gas che sfiora 450-500% di aumento, con tutti poi gli aumenti correlati dai generi alimentari alle lavanderie, e questo ci preoccupa in maniera particolare perché non sappiamo come comportarci. È pur vero che la stagione è stata eccezionale, ma da entrambe le parti ricavi cresciuti e costi cresciuti ma in maniera esponenziale. Sull'allungamento di stagione sarà da fare una forte riflessione guardando quelli che sono i costi. Sappiamo che nel periodo di settembre-ottobre la movimentazione sulla località è legata ai grandi eventi, è legata ai concerti, è legata alle attività sportive, però queste non pagano certo i prezzi, le tariffe, non hanno certo le tariffe della normalità, sono sicuramente scontate, e questo determina una forte preoccupazione su quelli che sono poi i risultati finali. Quindi parlare di destagionalizzazione in queste situazioni ci pone grandi grandi problemi. I prezzi sappiamo sono stati fatti un anno fa, quindi non vengono ritoccati, anche perché poi parlare alle agenzie di ritoccare i prezzi già stabiliti un anno fa è quasi impossibile, quindi o chiudiamo o sicuramente ci saranno delle perdite gravose, insomma. Noi stiamo colloquiando sia col sistema federale regionale sia con il nazionale e con il nostro governo. Noi chiediamo sicuramente un aumento di quello che è il credito d'imposta su questi aumenti, crediamo di rianalizzare quelli che sono gli extra profitti derivanti dal gettito IVA, chiediamo degli aiuti che possano essere equiparati agli aiuti che sono stati dati nel periodo Covid, perché qui veramente si parla della sopravvivenza delle singole imprese e poi della località nel suo insieme. E se pensiamo che taglieremo con probabilità almeno un mese a tutti i nostri dipendenti, a quelli che chiuderanno, questo porrà dal punto di vista sociale un doppio problema, quindi sia dal punto imprenditoriale sia dal punto di vista sociale, e questo ci preoccupa perché poi dovremo valutare per il prossimo anno tutto il discorso delle assunzioni e in che periodo effettuare tali assunzioni. Chiudiamo la pagina legata al caro energia. La squadra antincendio dei vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta verso mezzogiorno per un rogo avvenuto a una vegetazione estesosi ad alcuni metri della staccionata in plastica in via Terme Romane a Pordenone. Dopo aver indossato i dispositivi di protezione individuale per proteggere le vie respiratorie dai fumi dell'incendio, i pompieri hanno rapidamente spento e messo sotto controllo l'incendio. Al lavoro anche la polizia locale.
Tiziano Centis è consigliere regionale dei cittadini. Parliamo dello sghiaiamento del lago di Barcis, perché lei proprio sul tema è intervenuto. Sì, è chiaro ed evidente che il 2022 è un anno, si presenta come un anno storico, un record per quanto riguarda la siccità, la mancanza della pioggia, la neve che non è caduta, quindi la mancanza di risorse idriche che ovviamente indispensabili sia per quanto riguarda le famiglie, sia per quanto riguarda l'industria, sia per quanto riguarda l'agricoltura. L'agricoltura in modo particolare ha sofferto e soffre e continua a soffrire la mancanza d'acqua. Siamo arrivati anche al punto di limitare proprio l'irrigazione di determinate colture perché appunto viene a mancare la risorsa acqua. Ecco che dobbiamo ovviamente pensare di mantenere quei bacini e quei contenitori, chiamiamoli così, insomma, d'acqua che ci consente poi tramite Celina Medura in questo caso di pescare l'acqua e distribuirla nella nostra pianura pordenonese, nelle varie culture, nelle varie aziende agricole che poi hanno ovviamente la possibilità di poter fare i loro trattamenti irrigui. E questo ovviamente viene dato dal nostro importante bacino che abbiamo in provincia di Pordenone, che è appunto il lago di Barcis. Più volte ho presentato in aula interrogazioni e atti all'assessore all'ambiente in modo particolare per quanto riguarda appunto lo sghiaiamento del bacino di Barcis. Ricordo che il bacino di Barcis per metà è pieno e riempito di detriti, soltanto che il torrente Cellina scarica all'interno di questo importante invaso ben 200.000 metri cubi di ghiaia all'anno. Ecco quindi che in 4 anni e mezzo si è fatto decisamente poco, per non dir nulla. Studi, piani, verifiche, attenzioni, sopralluoghi per quanto riguarda la viabilità che i camion, che i mezzi pesanti devono eventualmente percorrere per quanto riguarda il trasporto della ghiaia, ma per quanto riguarda lo sghiaiamento, un camion non è uscito dal lago di Barcis per quanto riguarda lo sghiaiamento. Ecco quindi che si è fatto veramente, ma veramente poco. Nella regione 12 milioni per i lavori più urgenti, no? Sì, certo, questi milioni vanno ovviamente sono indirizzati per quanto riguarda appunto attività di irrigazione, per quanto riguarda l'attività insomma di sviluppo anche degli impianti irrigui dei nostri campi nella pianura pordenonese, ma per quanto riguarda l'attenzione verso quell'invaso, che è il più importante invaso e che abbiamo nella nostra provincia di Pordenone, si è fatto decisamente poco. Ecco quindi che più volte sollecitato, più volte chiesto, ma lo sghiaiamento che è e rimane una priorità, ma non soltanto che è importante per irrigare i nostri campi, ma anche per la sicurezza idrogeologica della nostra pianura padana, perché sappiamo bene che oggi soffriamo la siccità, ma può essere che in un prossimo futuro ci siano anche delle piogge abbondanti, quindi questo invaso problema inverso, quindi questo invaso è importante oggi per contenere, trattenere l'acqua e quindi distribuirla per le nostre colture, per i nostri campi, ma un domani può essere importante anche per trattenere l'acqua che scende dalle nostre montagne. Quindi 4 anni e mezzo, fatto decisamente poco per quanto riguarda lo sghiaiamento di questo importante invaso. Grazie a Tiziano Centis, ci torneremo sul tema della siccità, ora break pubblicitario e poi torniamo subito in diretta in studio per le notizie, gli ospiti, insomma gli ultimi approfondimenti. Eccoci in studio con il telegiornale di TPN, ben ritrovati. Continuiamo con le notizie. Come ogni mattina prendeva la metro negli orari più affollati, individuava le persone più assonnate o distratte approfittando per sfilare da borse, tasche, portafogli o qualche smartphone. In diverse occasioni è stato colto sul fatto e denunciato. Si tratta di un settantenne di nazionalità romena ricercato perché deve scontare 1 anno e 4 mesi di reclusione per furto aggravato e ricettazione come disposto dalla Procura della Repubblica di Milano. È stato arrestato dai carabinieri di Barcola. Stefano Turchetta è consigliere regionale invece della Lega in Friuli Venezia Giulia, ben ritrovato. Partiamo dalla questione Varzila, perché oggi giornata di proteste intense a Trieste. Sì, buonasera. Ma siamo ritornati a parlare di un problema, a trattare un problema che riguarda un po' la nostra regione, che continua a riguardare diverse imprese, diverse anche multinazionali che in passato hanno investito nella nostra regione. Io direttore non ricordo, non ho ancora dato un'occhiata alla rassegna stampa del 1998 quando
quando appunto la Varzi la calò in Italia e acquisì la Grandi Motori. Ricordo che in quel periodo la Grandi Motori non era in auge, pur avendo insomma un buon portafoglio di ordini, aveva delle difficoltà e la Varzila, da quel che ricordo io, avrebbe dovuto garantire a questa importante azienda della nostra regione un futuro roseo. In effetti lo ha garantito per 22 anni, perché in questi ultimi 22 anni la ex Grandi Motori, oggi Varzila, si è distinta nel mondo per una produzione che è una produzione di elevato livello tecnologico. E la notizia di questa delocalizzazione ha colto tutti quanti di sorpresa, in particolare anche la giunta regionale, e la legge, la 234 del 2021, approvata da questo governo, prevede che in questi casi siano anche le istituzioni politiche, gli amministratori, ad essere informati se si vuol chiudere uno stabilimento così importante. La Varzila, certo, infatti volevo dire che la Varzila si è comportata da questo punto di vista in maniera poco corretta, e la 234 del 21 prevede che la Regione, come è stato fatto, insomma, provveda a depositare un ricorso contro questa delocalizzazione, che magari avrà di sicuro i suoi motivi. Io direi che non va lasciato nulla per perso in questo momento, l'amministrazione Fedriga si sta impegnando, e ricordo che un periodo del genere così difficile l'abbiamo passato anche a Porcia una decina d'anni fa, quando l'Electrolux intendeva praticamente chiudere la planta di Porcia, lo stabilimento di Porcia. Anche lì ci fu una sollevazione popolare e le forze politiche anche in quel caso si unirono per far ragionare, tra virgolette, Electrolux. Oggi l'impianto di Porcia, pur ridimensionato rispetto al passato, continua a lavorare e da questo punto di vista possiamo dire che i risultati sono stati raggiunti. Poi però bisogna dire anche questo, che nel nostro paese gli imprenditori, chi fa impresa, deve essere messo nelle migliori condizioni per lavorare. Non voglio fare il nome in questo momento di questa grossa multinazionale che doveva fare un grosso investimento qui a Pordenone, e non lo sta facendo, si sono fermati perché abbiamo un piano del rischio alluvioni che è stato approvato a Venezia, autorità di bacino Alpi Orientali, che dal mio punto di vista devono averlo fatto con il catastale, non con una planimetria reale, ha individuato un'area che non è mai stata zona esondabile come zona esondabile. A questo punto l'investitore straniero si è fermato e ha detto: ma io lì non ho mai visto l'acqua, per cui... Senta, Cava di Rovereto, so che si interesserà a breve, 30 secondi. Quasi. Sì, allora martedì prossimo, alle ore 14, la quarta commissione regionale, la commissione permanente, si riunisce per ascoltare quei cittadini che hanno firmato una petizione, ci sono oltre 1000 firme, opponendosi all'ampliamento di un'attività estrattiva di una cava qui a San Quirino. La cava è a San Quirino, però in effetti l'ampliamento tocca molto la città, tocca molto Rovereto. E ascolteremo questi cittadini, purtroppo, dico io purtroppo, ma la concessione, l'autorizzazione è stata data dalla passata amministrazione, secondo l'avvocatura della Regione, che abbiamo già interpellato, la procedura, il percorso è stato corretto. Adesso a questi cittadini e anche all'impresa diremo quali possono essere tutti quelli che dovranno insomma essere messi in campo come elementi mitigatori per non andare a impattare eccessivamente nella comunità di Rovereto. Grazie Stefano Turchetta per essere stato in nostra compagnia. Cambiamo argomento, apre a Mortegliano nella sede della CISL lo sportello antiviolenza, gestito dall'associazione 0 su 3, sarà il punto di riferimento per il Medio Friuli. Eravamo all'inaugurazione. Ieri a Mortegliano, nella locale sede della CISL, è stato inaugurato il nuovo sportello antiviolenza, presidio che sarà gestito dall'associazione 0 su 3. Il nuovo sportello sarà operativo dalle 15 alle 18 di giovedì, tuttavia chiunque ne avesse bisogno potrà prendere appuntamento anche al di fuori dell'orario di apertura. È fondamentale per noi come associazione sindacale, da mesi che ci pensavamo a questa iniziativa qui, perché con tutto quello che succede, insomma, sotto gli occhi di tutti, di questa vergogna nazionale su femminicidi, sulla violenza all'interno delle quattro mura, ci è sembrato importante aprire questa
di questo sportello e grazie all'associazione 0 su 3 che noi riteniamo molto qualificata e si è resa immediatamente disponibile con tutti i suoi professionisti, abbiamo deciso di aprire, anche perché proprio anche diciamo l'utenza ce lo chiedeva, c'era proprio necessità di questa cosa qui, perché solo lavorando in rete noi riteniamo che si possa un po' cercare di scardinare questa diciamo questa problematica che sta diventando veramente non degna di un paese democratico. Sarà sempre a disposizione sugli utenti, poi ci sarà il numero di telefono dove si prenderà appuntamento con l'associazione 0 su 3 che prenderanno appuntamento e verranno qui su appuntamento, a prescindere che ci sono comunque le nostre operatrici ogni giorno di patronato, le quali illustreranno come ci si deve muovere in caso abbiano bisogno di nostro aiuto. Il problema della violenza contro le donne è ancora radicato nella nostra società, a dimostrarlo sono i dati. Nell'ultimo anno sono stati 125 i femminicidi registrati in tutta Italia. Continuano a verificarsi molto frequentemente i casi di violenza nei confronti delle donne. Nell'ultimo anno basti pensare che sono 125 i casi di femminicidi registrati in tutta Italia. Nel territorio del Friuli Venezia Giulia sono diverse le associazioni che si occupano di prevenire e contrastare questo grave fenomeno. In particolare una di queste è l'associazione 0 su 3. Si tratta di una realtà di volontariato con sede a Udine che combatte la violenza sulle donne e le aiuta nei casi di violenza domestica, sessuale o altra forma di violenza a proteggersi ed uscirne tramite la consulenza professionale e sportelli fisici. La nostra associazione, fa sapere la presidente Rosi Toffano, conta al momento 7 sportelli attivi sul territorio regionale che sono in stretto contatto con le forze dell'ordine nei casi in cui si presentano donne in situazioni davvero gravi. L'obiettivo dello sportello, fa sapere la presidente, è quello di accompagnare le donne nel percorso di riconoscimento della violenza che stanno subendo, sia questa di carattere sessuale, economica o fisica. La Presidente ha sottolineato quanto sia fondamentale la presenza di più sportelli attivi nel territorio regionale. Molto spesso le donne non si recano autonomamente ai centri antiviolenza, ma preferiscono cercare un consulto su quale percorso affrontare senza dover prendere una decisione nell'immediato. Ogni volta che apriamo uno sportello ci rendiamo conto che è un ulteriore momento per dare speranza alle donne e per fermare la spirale di violenza. E quindi dare la possibilità alle persone, alle donne in particolare, di poter venire, di poter accedere liberamente allo sportello per avere un parere, per avere un consiglio, per avere un aiuto, direi che è fondamentale. Ricordiamo che voi siete presenti in varie parti del territorio, quanti sportelli avete in tutto? Ne abbiamo 7, abbiamo sportelli nel territorio di Aviano e nei comuni limitrofi, poi ne abbiamo uno a Udine e adesso apriamo questo qui a Monteviano. Insomma, è sempre giusto aprire nuovi presidi per sensibilizzare sul tema. È fondamentale essere assieme alle donne sul territorio per combattere questa battaglia, tutti insieme, tutte unite, ce la possiamo fare. Si parlava di Aviano, Danilo Signore, che è consigliere comunale proprio nella località pordenonese, l'importanza, no, di trattare il tema 365 giorni l'anno. Sì, buonasera a tutti. Sì, il tema della violenza sulle donne noi l'abbiamo affrontato come amministrazione comunale in maniera molto attiva, molto incisivo, anche perché abbiamo costituito una commissione pari opportunità che speriamo che la nuova amministrazione la ricostituisca, anche se purtroppo è da registrare che insomma non c'è un assessorato specifico, almeno al momento, e questo dispiace. Proprio con l'associazione 0 su 3 era nato appunto un progetto unitamente a altri comuni limitrofi, Montareale, San Quirino, Rovere d'Impiano, Polcenigo, con i quali appunto era stato concordato l'apertura di uno sportello, tra l'altro anche alcune attività itineranti sui diversi comuni, e con l'associazione abbiamo veramente avuto modo di collaborare benissimo. Anche in questo caso qua il progetto deve essere rifinanziato dall'amministrazione comunale, quindi al momento
è un po' fermo, quindi speriamo che la nuova amministrazione abbia a mente questo problema, che veramente è da attenzionare costantemente, perché la violenza sulle donne, la violenza di genere è una cosa che è intollerabile e che dobbiamo assolutamente fare in modo che si capisca che non è possibile, e quindi intervenire in tutti i modi per fermare questa violenza. Con la consigliera delegata Cinzia Zilio avevamo appunto fatto come amministrazione comunale un eccellente lavoro. Senta, a proposito di turismo, prima sentivamo come è andata sulle spiagge. Per quanto riguarda il Piancavallo, siamo ai primi di settembre, che bilancio si sente di fare? Beh, io posso dire insomma che per quello che adesso, visto che siamo un attimino un po' più staccati da quelli che sono i dati, però i dati alla mano che sono in grado di avere portano il Piancavallo a essere la seconda località turistica più frequentata nel periodo estivo. Dopo Tarvisio c'è Piancavallo. Quindi questa è veramente una notizia eccellente per tutti, per l'amministrazione comunale, ma per Promoturismo, gli operatori e ovviamente anche i residenti e i turisti che affollano Piancavallo. La seconda località turistica di una regione come il Friuli, che ha tante altre mete, significa veramente aver fatto un buon lavoro in questi ultimi anni. Senta, in chiusura però anche il tema del rincaro e delle bollette sul fronte della montagna, l'abbiamo sentito in Veneto, è così anche in Friuli Venezia Giulia, ovviamente preoccupa. Assolutamente sì, questo è il tema dell'aumento delle bollette, ormai è un tema diciamo internazionale, ma per l'Italia è da considerare il pericolo, la preoccupazione, che non è solo il caro bollette per le famiglie, che comunque avrà un peso enorme, ma sarà anche il caro bollette per le aziende. Certo. Alcune saranno costrette probabilmente a mettere in cassa integrazione o a chiudere addirittura, quindi avremo più freddo durante l'inverno. Ecco, la cosa simpatica è che il provvedimento del governo, no, meno 2 gradi e meno 2 ore al giorno, ma signori, non si risolve così. Poi su questo sicuramente ci torneremo. Grazie Daniele. Bene, signore, grazie a lei per essere stato con noi. Al via Palmanova, la più grande rievocazione storica seicentesca d'Europa, presenti oltre 1000 rievocatori con abiti d'epoca. Fino a domani battaglie in campo aperto, ma anche accampamenti delle milizie, osterie e mercati, danze, laboratorie e didattica. Aperto ufficialmente il campo delle milizie, preso il via l'edizione della rievocazione storica 2022 AD 1615, Palma alle armi. Quello di Palmanova sarà un fine settimana per rivivere la storia rinascimentale della fortezza. Oggi e domani le grandi battaglie in campo aperto, l'accampamento delle milizie, osterie, mercato storico, musica e danze, laboratori, didattica, arti e mestieri antichi. È la rievocazione storica italiana con il più alto numero di partecipanti in ambito storico, oltre ad attestarsi in Europa come l'evento ricostruttivo settecentesco più partecipato. AD 1615 Palma alle armi raduna a Palmanova oltre 1100 rievocatori, 60 gruppi storici provenienti da 15 paesi europei, dall'Inghilterra a Slovacchia, dalla Spagna all'Ungheria, con abiti e corredi fedelmente ricostruiti. Questa edizione della rievocazione storica è già iniziata con un grande afflusso di persone fin dal primo mattino, interessate alla visita all'accampamento, alle battaglie, alle visite guidate con le guide che offrono la possibilità di fare la caccia al tesoro nelle gallerie e la visita al labirinto del leone. È un'edizione che ha portato a Palmanova 1100 rievocatori, 60 gruppi da tutta Europa, ci sono gruppi che giungono dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dall'Ungheria, dalla Germania, dalla Slovacchia, dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Scozia, dalla Spagna e tutti i gruppi italiani da tutta Italia. È la più grande rievocazione rinascimentale d'Europa proprio per il numero di presenze, e quest'anno abbiamo delle novità all'interno dell'accampamento. Nella polveriera Garzoni c'è l'Emporio Atesinum che ripropone delle macchine per la produzione della carta come si produceva nel 1500 e nel 1600, e anche una riproduzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg. E in questi due giorni chi entra a Palmanova entra nella storia. Si possono visitare gli accampamenti con tutti i laboratori didattici che mostrano diverse attività che riproducono sia la vita civile che militare dell'epoca. E poi ci sono le parate in piazza con tutti i
rievocatori, le battaglie grandi, grandi battaglie in campo aperto a Porta Cividale, e la parte gastronomica con le osterie, i piatti tipici, i menù che ripropongono anche i sapori dell'epoca. Tasse sui pensionati, ne parliamo con il nostro ospite Nazario Mazzotti della SPI-CGIL. Ben trovato, quale insomma la vostra presa di posizione come sindacato? Sì, è chiaro, no? I pensionati a parità di reddito sono quelli che pagano in assoluto più tasse di tutti, no? Quindi è chiaro che per noi è un problema, e pur rimarcando la nostra autonomia non siamo indifferenti, per cui in questo periodo, il 14 settembre, è prevista una grande assemblea nazionale della CGIL per rendere pubbliche le nostre proposte per il Paese. Sosteniamo infatti che qualunque riforma fiscale debba rispettare i criteri costituzionali della progressività, cioè chi ha di più deve dare di più, come avviene nell'Unione Europea e perfino negli Stati Uniti, e della solidarietà sociale, garantendo a tutti i cittadini, in particolare i più poveri, ai ceti bassi e medi, i servizi pubblici essenziali come la sanità, la scuola. Chiedo a voi quanta povertà culturale infesti le nostre comunità, le pensioni, l'assistenza, comprese le misure di contrasto alla povertà, non solo alimentare, ma anche abitativa ed energetica, sempre più diffusa. Non sono infatti condivisibili quelle norme che consentono a certe tipologie di reddito di eludere o di evadere più facilmente, pagando in forza delle leggi dello Stato metà tasse di altri redditi. Per questo pensiamo che le tasse debbano essere uniformi su tutte le tipologie di reddito e che debbano consentire di tutelare ogni aspetto del sistema di protezione sociale, come dicevo poco fa, debellando ogni forma di evasione fiscale e contributiva, evitando di dover pagare prestazioni sociali di tasca nostra, come sta avvenendo da parecchio tempo ormai nel sistema sanitario. Sappiamo tutti che qui i finanziamenti invece andrebbero aumentati. Un solo esempio, per farla breve: la Germania mette il 10% del proprio prodotto interno lordo sulla sanità, noi il 6,5-7% grazie all'aumento degli stanziamenti di questi ultimi anni, a fronte dei tagli invece degli anni precedenti, ma la distanza è ancora notevole. E non si possono mettere a rischio neanche i conti dello Stato, perché la pagheremo cara. No? Poi c'è anche il tema dell'evasione, Mazzotti. Certamente il tema dell'evasione è quello che noi abbiamo sempre sollevato, perché è un tema prioritario. Non è possibile che debba continuare una situazione in cui oltre 100 miliardi di euro all'anno prendono il volo e vengono sottratti al bilancio dello Stato. E di conto ci siano norme fiscali oggi in vigore dall'inizio dell'anno che trattassero proprio i redditi bassi e medi sotto ai 30.000 euro dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Se poi andiamo a vedere due numeri un po' all'ingrosso, quando constatiamo che circa l'85% delle entrate IRPEF dello Stato, o se volete anche delle regioni e dei comuni attraverso le addizionali, provengono dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, noi crediamo che si sia superato ogni limite. Anche i conti dello Stato in questo senso bisognerà insomma monitorare, no? Certo, ovviamente. Ma voglio dire, 100 miliardi di euro all'anno che vengono meno sono la metà di quello che una volta, una tanto, ci arrivano dalla comunità europea per mettere a posto la nostra situazione. Bene, ma di questo passo, in due anni, sono fumati. No? Chiaro, okay? Chiara la posizione. Grazie, quindi, Nazario Mazzotti, sì, per essere stato con noi. Abbiamo terminato il tempo, la ritroveremo sabato prossimo. Grazie di nuovo. 40 anni fa perse la vita per mano della mafia il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo. La sua lezione aiuta chi lotta contro sopraffazione e prevaricazione, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fiume Veneto ha inaugurato un parco cittadino in sua memoria. Alle 21.15 del 3 settembre di 40 anni fa, in via Isidoro Carini a Palermo, dei proiettili sparati da un fucile d'assalto uccisero il prefetto di Palermo e generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, in macchina con la moglie Emanuela Setti Carraro.
L'agente di scorta, Domenico Russo, che li seguiva in auto, morì alcuni giorni dopo in ospedale a causa delle ferite riportate. All'ergastolo, quali mandanti dell'attacco, vennero condannati i boss mafiosi Michele Greco, Totò Riina, Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Nenè Geraci. L'azione di Dalla Chiesa nella lotta al terrorismo e alla mafia si basò sulla capacità di lavorare insieme alla magistratura, creando gruppi investigativi specializzati per contrastare le azioni della malavita, un sistema innovativo e fondamentale che aprì la strada al pentitismo. L'uccisione per mano del killer di Cosa Nostra, di un servitore della Repubblica, ha detto oggi il capo dello Stato Sergio Mattarella, fu l'ennesimo gesto di sfida contro un eroe del nostro tempo, un carabiniere protagonista della difesa della democrazia contro il terrorismo. Le lezioni di vita del prefetto Dalla Chiesa, ha proseguito Mattarella, vivono nell'impegno delle donne e degli uomini che operano per la difesa della legalità, nei giovani che vogliono costruire una società più giusta e trasparente e nei tanti cittadini che, consapevoli dei loro diritti e doveri, lottano contro la sopraffazione e la prevaricazione. Tante le cerimonie in tutta Italia in ricordo del generale di Corpo d'Armata dei Carabinieri. A Fiume Veneto è stato intitolato un parco con un'opera in memoria del generale Dalla Chiesa, che raccoglie le sue parole. Ci sono cose che si fanno per coraggio. Si fanno per poter continuare a guardare serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei propri figli. Era il 3 settembre dell'82, andiamo indietro di qualche anno, 1978, l'anno dei tre papi. Tra i vari pontefici vi era anche Albino Luciani, che domani, 4 settembre, sarà beatificato a Canale d'Agordo, comune natio nel Bellunese, un maxi schermo. Pontefice per soli 33 giorni ha saputo guidare la Chiesa con umiltà e amore il servizio. Domani Papa Luciani, il Papa del Sorriso, diventa beato. Alla solenne cerimonia in piazza San Pietro, presieduta da Papa Francesco, tra migliaia di fedeli, saranno presenti i sindaci delle valli bellunesi, luogo di nascita del beatificato, e tantissimi veneti, tra i quali il presidente della regione Luca Zaia. Albino Luciani morì nel 1978 dopo soli 33 giorni di pontificato, ma nonostante ciò riuscì a lasciare un segno indelebile come guida nella Chiesa. Conosciuto come il Papa del Sorriso, il suo esempio di umiltà, amore e solidarietà ha rappresentato speranza per l'intera umanità in anni difficili. A rendere possibile la cerimonia di beatificazione è stato anche un miracolo attribuito a lui avvenuto nel 2011. Una bambina argentina, all'epoca undicenne, che soffriva di problemi neurologici gravi, ha riacquistato la completa autonomia fisica e comportamentale dopo una veglia di preghiera che invocava proprio l'aiuto di Papa Luciani. Torniamo a Pordenone, a Palazzo Richieri, la mostra Angelo Giannelli nel centenario della nascita. Sarà inaugurata venerdì 9 settembre alle 18 presso il Museo Civico d'Arte Palazzo Richieri a Pordenone la mostra Angelo Giannelli nel centenario della nascita. La mostra presenta una selezione di opere, in gran parte di proprietà privata, che ripercorrono i punti focali dell'originale ricerca artistica e poetica di Giannelli, un artista di assoluto spessore, autore di piccoli capolavori. Una mostra di Angelo Giannelli qui al Museo Civico, innanzitutto perché parliamo di un artista di valore che ha, per così dire, sviluppato la matrice espressionista in una maniera personale. Poi perché era doveroso nel centenario della nascita rendere onore alla sua memoria e anche direi alla memoria artistica dei pordenonesi. E infine anche perché quello della riscoperta, rivalutazione, riesposizione degli artisti che meritano locali, viventi e non, qui al museo è una delle linee guida della politica museale dell'amministrazione comunale insieme ad altre. Per me è il papà, però è sempre stato anche il pittore. Cioè quel personaggio della mia vita che trasportava nei quadri, nei disegni, negli schizzi, anche negli appunti, quello che vedeva, cioè la vita di tutti i giorni. E differentemente da altri personaggi, i suoi amici che ho conosciuto, eccetera, ogni quadro, quando avevo occasione di chiedergli papà cos'è questo, cos'è quello, aveva sempre un motivo di vita. Cioè se lui stava disegnando, che so, una casa della nostra pedemontana,
diceva, ecco, vedi, i ballatoi sono a nord per essere difesi dal sole, a sud ci sono le finestre, quindi c'era sempre un motivo di vita e questo è stato un grande insegnamento. È una mostra importantissima perché ricorda un pittore altrettanto importante, un pittore che ha vissuto tutta la vita in provincia, ma non era affatto provinciale, come il caso di Zanzotto, per esempio, che ha vissuto tutta la vita a Pieve di Soligo, ma è uno dei grandi poeti europei. La mostra è sintetica, però mette in rilievo tutta una serie di opere, ognuna delle quali ha una storia, su questo si potrà essere più esaustivi magari in fasi successive. Ci sono dei quadri che sono dei veri capolavori. La mostra sarà visitabile a Palazzo Ricchieri dal 9 settembre al 23 ottobre, da giovedì a domenica con orario 15-19. L'ingresso è gratuito. Era l'ultimo servizio, non ci sono altre notizie. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento con la nostra programmazione. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buona domenica, ci rivede come sempre puntuali lunedì con il telegiornale di TPN. Arrivederci. Buonasera, buonasera a tutti. L'avvicinamento di una depressione atlantica ha determinato l'afflusso di correnti sud-occidentali umide sul Mediterraneo. Da domani però la rimonta di un anticiclone sull'Italia porterà sulla regione condizioni progressivamente più stabili, almeno per qualche giorno. Quindi questa prossima notte ancora la possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale sul mare e sulla costa. Poi domani mattina cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio un po' di variabilità, specialmente in montagna, dove non è esclusa la possibilità di qualche locale rovescio o di qualche isolato temporale. Venti a regime di brezza, temperature massime in pianura fino a 29-30 gradi. Lunedì su pianura e costa c'è l'imprevalenza sereno o poco nuvoloso, con caldo estivo di pomeriggio, temperature massime fino a 31 gradi. Sui monti poco nuvoloso al mattino, ma variabile nel pomeriggio, quando ancora non sarà del tutto esclusa la possibilità di qualche locale rovescio. Venti a regime di brezza. Martedì ancora tempo discreto, mentre da mercoledì potremo avere un peggioramento. È tutto, buona domenica!